Ciao ragazze, oggi vi mostro il mio bottino con il secondo round di saldi. Sì, ho fatto ulteriori danni perché vi ho già caricato il mio primo round con i saldi. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui linkato, ma anche qua sotto nell'info box. Ho fatto qualche altro giretto per negozi, c'è un pochettino di tutto, quindi abbigliamento, moda, ma anche qualcosina di make-up, beauty e cura della persona. Ne ho approfittato, ecco, di diversi sconti, saldi, promozioni e adesso vi mostro tutto. Allora, partiamo subito dall'abbigliamento. Vi mostro tutti i capi d'abbigliamento che ho comprato in queste ultime settimane. Sono tutti capi d'abbigliamento che mi servivano, anche perché tra poco, ecco, rientro a casa e di conseguenza non mi va di comprare tanto per o di comprare per accumulare. Compro il giusto, il necessario, quello che realmente mi serve. Sono stata, per quanto riguarda l'abbigliamento, innanzitutto da Mango, che mi sta piacendo tantissimo, così come Zara. Allora, da Mango ho comprato innanzitutto questo pantaloncino in jeans. Eccolo, ve lo mostro. È semplicissimo in realtà. Questa è la parte posteriore. Eccolo, è di questo lavaggio blu scuro, però è anche un attimino slavato, come potete notare. E poi nella parte terminale, nella parte finale, ha anche questi risvoltini. Lo trovo molto carino, molto versatile, facilmente abbinabile con tantissimi look, così per tutti i giorni va più che bene. E questi sono dei pantaloncini a vita alta. Vi dico subito il prezzo: questi costavano 29,99 e con il 50% di sconto li ho pagati 14,99. E poi, sempre da Mango, ho comprato un altro paio di jeans. Questi sono però dei jeans lunghi, strettissimi. Adesso ve li mostro. Anche questi sono di un lavaggio bello scuro, però anche questi rimangono un attimino slavati nella parte, insomma, delle cosce. Ecco, non so se riuscite a notarlo. Questi qui semplicissimi, anche questi a vita alta, e questa insomma è la parte posteriore. Questi fanno parte della linea push-up, ma vi dirò, di push-up non hanno nulla. Mi piaceva però il modello e come calzava su di me. Allora, questi costavano 39,99 e anche qui con il 50% di sconto li ho pagati soltanto 19,99. Io mi sto trovando molto bene con i capi d'abbigliamento di Mango e secondo me sono davvero di ottima, ottima qualità. Vi consiglio di fare un giretto se avete questo negozio nella vostra città. Poi sono stata da Zara, anche Zara mi sta dando delle grosse soddisfazioni. Personalmente però acquisto da Zara soltanto con i saldi perché senza sconti è davvero improponibile, prezzi allucinanti e la qualità alla fine non è tutto questo chissà che. Quindi con i saldi ok, senza saldi non ci vado, ve lo dico chiaramente. Che cosa ho comprato da Zara? Allora, da Zara ho comprato innanzitutto questo top. Vi avviso che sarà la sagra, la fiera del nero, perché ho comprato praticamente tutti, sì, tutti i capi d'abbigliamento neri. Parliamone, proprio estivi, sì, come no. Ho comprato innanzitutto questo top, anzi crop top o top crop, non so esattamente come si chiami questo genere di top, insomma quelli che rimangono corti per farla breve, ed è questo qui semplicissimo, abbastanza accollato e rimane un attimino stropicciato, tutto raggrinzito, non so se riuscite a notarlo dalla videocamera. E questa poi è la parte posteriore, vedete qua un attimino più corta. Qui non ho più il cartellino perché l'ho già staccato, l'ho già utilizzato, però costava pochissimo già di partenza, strano. Costava all'incirca 6 euro e l'ho pagato soltanto 3,99, quindi mio. Poi, sempre da Zara, ho comprato questo cardigan, questo coprispalle corto da utilizzare nel periodo estivo perché è perfetto, molto leggero e molto fresco ed è esattamente questo qui. Ecco, è davvero molto molto semplice, rimane più corto nella parte davanti, insomma nella parte anteriore, e invece un attimino più lungo nella parte posteriore e ha poi questo scollo a V, non so se riuscite a notarlo, e ha questi tre bottoncini sul davanti. Anche qui ho già staccato il cartellino perché l'ho già utilizzato. Questo costava parecchio, costava all'incirca 16 euro, che per me è tantissimo vista la qualità di questo capo, ma vabbè, in sconto l'ho pagato soltanto 5,99, quindi mio. Sempre da Zara ho comprato questo vestitino, sempre nero, ve l'ho detto. Semplicissimo, anzi, questo non è un vestitino, è una tutina perché sotto ha il pantaloncino. Questo qui, queste sono insomma le bretelle.
Eccolo, si stringe in vita e sotto poi ha il pantaloncino. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Ecco, questo è il pantaloncino. La trovo molto carina come tutina, soprattutto per tutti i giorni, qualcosa di fresco, di comodo, di pratico. E tra l'altro era l'unica taglia disponibile, una S. Rimane molto attillato e questa cosa non mi fa impazzire, però ecco, sono a dieta, quindi speriamo di perdere qualche chiletto. E questa tutina costava 15,95, l'ho pagata 9,99, quindi anche qui ottimo, ottimo prezzo. Sempre da Zara ho comprato questo top famosissimo che di sicuro già conoscete e magari avete anche voi. Ve lo mostro immediatamente. Si tratta di questo top qui, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni perché l'ho visto in tutte le foto di Instagram. Io ho comprato la versione nera. Ecco, mi piace tantissimo, con questa sorta di piumine, ci sono anche i miei capelli. Insomma, lo trovo molto elegante, molto fine, secondo me non è assolutamente volgare. Io ho intenzione di utilizzarlo senza reggiseno, anche perché ho davvero poco seno, ho una seconda, quindi non faccio scandalo, ecco. Secondo me questi top senza reggiseno vanno bene per le ragazze che come me hanno poco seno, altrimenti potrebbe risultare, ecco, volgare. E nulla, questo è tutto. Questo l'ho pagato, costava 29,95 e l'ho pagato 19,99, che non è poco, però ecco, mi piaceva tantissimo, l'ho misurato, mi stava a pennello e l'ho comprato, chi se ne frega, mi sono tolta questo sfizio. Sono stata poi da Pinky. Da Pinky ho comprato soltanto un pezzo, anche perché Pinky, ve lo dico in tutta sincerità, non mi fa impazzire, non trovo mai nulla di interessante, e ho comprato di conseguenza soltanto quest'unico pezzo, però c'erano degli sconti anche lì molto interessanti. Ho comprato questa gonna a vita alta in jeans. Eccola qui, queste si stanno riutilizzando tantissimo quest'anno, è abbastanza lunghetta perché mi arriva sì sopra il ginocchio, però non è una minigonna, ecco, rimane abbastanza lunghetta. Ha questi due tasconi sul davanti, eccola, e dietro è semplicissima, questa ve l'ho detto rimane a vita alta, un attimino scampanata, e questa da 25,99 l'ho pagata soltanto 10 euro, quindi ottimo, ottimo affare. Poi, per concludere l'ambito abbigliamento, sono stata da H&M. Da H&M ho comprato soltanto due pezzi, questo pantalone e un completino intimo. Allora, innanzitutto questo pantalone, questi si stanno utilizzando tantissimo quest'estate, ma già dall'estate scorsa, perché io ne ho comprati anche l'estate scorsa. Questi qui, insomma, semplici, molto molto comodi, molto scialli per tutti i giorni con l'elastico. E poi scendono davvero larghissimi. Ho comprato questi qui di questa fantasia, insomma, anche un attimino tribale, ecco, sul bianco e sul nero. Rimangono poi stretti sulla caviglia, ecco, e hanno anche le taschine. Mi sono piaciuti tantissimo e li ho pagati soltanto 5 euro. Anche qui non ho il cartellino perché li ho già utilizzati. Sono molto freschi, secondo me perfetti per questa stagione. Ve li rimostro. Non ricordo il prezzo di partenza, forse 9,95, 9,99, insomma per 5 euro miei. E poi vi dicevo c'è anche un completino intimo, ve lo mostro perché sinceramente non ci vedo nulla di male e lo trovo tra l'altro molto carino, adorabile. Allora, questo è il pezzo di su, quindi il reggiseno. Eccolo, è così bianco con questo pizzo e con questa fantasia floreale. C'è anche un attimino di rosa cipria, non so se si può percepire dalla videocamera. Pezzo di sopra che costava 9,99 e l'ho pagato 5 euro. E poi abbiamo la mutandina, questa brasiliana. Eccola qui. Troppo carina anche questa, nella parte superiore pizzo e poi riprende la fantasia. Questa qui da 4,99 l'ho pagata soltanto 3 euro, quindi praticamente con 8 euro mi sono fatta un nuovo completino intimo. Passiamo adesso all'ambito beauty, cura della persona e make up. Sono stata innanzitutto da The Body Shop, che in Sardegna, manco a dirlo, non c'è, quindi appena l'ho visto qui mi sono illuminata e mi sono detta, visti i prezzi abbastanza elevati, mi sono detta ne approfitterò con i saldi, e così ho fatto, ma mi sono trattenuta, ho comprato poco. Ho comprato
preparato innanzitutto questi tre. Che cosa sono? Questi sono i famosissimi burri per il corpo, quindi delle creme corpo belle idratanti, belle corpose e sostanziose, e c'era l'offerta, tre di queste sono le mini size, le travel size da 50 ml, tre di queste a soli 10 euro. Cosa fai? Non ne approfitti? Ne ho approfittato, due sono per me e una invece ho intenzione di regalarla a una mia amica. Ve le mostro. Ho scelto innanzitutto il burro per il corpo al mango, questo qui. Ho sentito i tester in negozio e sono strepitosi, profumazioni wow, quindi mango. Poi ho comprato questo che, se non erro, è al burro di karité, esatto, questo qui, mi piacciono tantissimo anche le confezioni. E infine cocco, perché ve l'ho detto, sono in fissa, letteralmente in fissa con la profumazione al cocco, e non vedo l'ora di utilizzare anche questi burri per il corpo. E poi, sempre da The Body Shop, ho comprato anche un burro cacao, un balsamo per labbra, carinissima la confezione perché sono fatti così, con questo pottino, questo qui al cocco ovviamente. Questi sono 10 ml di prodotto, tantissimo, e questo l'ho pagato in sconto soltanto 3 euro. Ah, non vi ho detto i prezzi di partenza. Questi mini burri per il corpo costavano di partenza 6 euro, però vi ho detto 3 per 10 euro, praticamente li ho pagati 3,30 euro l'uno, mentre questi balsamo labbra da 6 euro 3 euro. Profumo paradisiaco, questo qui, e non vedo l'ora di utilizzarlo. Tra l'altro l'inci di questo non è niente male, non ho controllato l'inci dei burri corpo, però ragazze, ogni tanto chi se ne frega, mi sono lasciata conquistare dal profumo inebriante, quindi questo da The Body Shop. Poi sono passata anche da Kiko. Da Kiko in realtà non c'era nulla che mi interessasse, ecco, però ho trovato gli sconti del 70%. Io ho comprato tre pezzi da Kiko con il 70% di sconto, questi qui. Ora, io non mi ricordo le collezioni perché ultimamente non ci sto dietro, forse la collezione Artist, non lo so, qualcosa del genere. Ho comprato due pennelli e una matita occhi. Vi mostro innanzitutto la matita occhi, vediamo un attimino. 1,70 euro, matita per occhi a 1,70 euro, davvero pochissimo. E ho comprato la colorazione burro, questa è la scatolina e questa insomma è la matita, che sicuramente già conoscete. Ve la mostro anche swatchata perché è bella scrivente e non vedo l'ora di utilizzarla. La utilizzerò come base pre-trucco su tutta la palpebra, ma anche come punto luce nella rima interna, e questo è il colore. E poi, sempre da Kiko, ho comprato due pennelli per il viso, sempre al 70% di sconto. Questo è l'Artist Powder e questo è l'Artist Foundation, quindi uno per il fondotinta e uno per le polveri. Adesso ve li mostro. Questi li ho pagati esattamente 4,10 euro ciascuno, quindi super super affare. Questo è il primo. Eccolo qui, questi sono famosissimi perché sono andati molto molto di moda negli ultimi mesi, li ho visti in diversi canali YouTube, quindi questo è il primo. E poi vi mostro anche il secondo, eccolo qui, questo invece per le polveri, bello cicciotto, sono morbidissimi oltretutto, oltre che pucciosissimi e carinissimi da vedere. Insomma, di pennelli non se ne hanno mai abbastanza, e poi ecco, per 4 euro ho pensato di approfittarne. Molto molto soddisfatta di questi acquisti. Sono stata anche da Yves Rocher, lì in realtà gli sconti sono terminati perché fino a poco tempo fa c'era il 50% di sconto. Ci sono tornata però perché mi servivano un paio di prodotti. Vi mostro innanzitutto gli omaggi che mi hanno dato da Yves Rocher. Questa pochettina carinissima da tenere insomma in borsetta, mille usi. E poi mi hanno regalato questo prodotto in full size che a prezzo pieno costa tipo 11-12 euro, prodotto per le unghie. Eccolo, se lo conoscete fatemi sapere come lo utilizzate, perché se non erro è un prodotto rinforzante per le unghie. Staremo a vedere che cosa ho comprato io. Allora, il prodotto che mi serviva in assoluto è questo deodorante. Mi serviva insomma un nuovo deodorante, ho pensato di acquistare questo. In promo l'ho pagato soltanto 2,50 euro. Questi deodoranti, questo alla melagrana ma anche quello al tè verde, sono senza sali d'alluminio e senza parabeni, e non vedo l'ora di utilizzarlo. Io ho provato quello al tè verde, mi sono trovata benissimo, e questa volta ho deciso di provare quello alla melagrana.
della grana e sono 50 ml di prodotto, il prezzo ve l'ho detto, staremo a vedere. Il profumo, sentito così, è molto buono. E poi, sempre da Yves Rocher, ho comprato altri due prodotti che mi servivano. Innanzitutto questo, stavo cercando un prodotto per andare a lucidare i miei capelli sotto la doccia. Inizialmente volevo comprare l'aceto di mele, però ecco, mi trovavo da Yves Rocher e ne ho approfittato per acquistare e provare, perché non l'ho mai provato, questo aceto da risciacquo che propongono loro. Questo è un aceto da risciacquo al lampone, ottima la profumazione perché l'ho già annusato. Questo è senza siliconi, senza parabeni, per tutti i tipi di capelli, 150 ml. Questo purtroppo non è scontabile, quindi l'ho comprato a prezzo pieno, 5,95. Se lo conoscete fatemi sapere come vi trovate, non vedo l'ora di utilizzarlo, il profumo promette benissimo. E poi, per concludere, sempre da Yves Rocher ho comprato questo prodotto. Questo è un bagno schiuma, anzi olio da doccia, quindi una sorta di bagno schiuma barra olio per il corpo, bello idratante, ecco, bello strong in quanto a nutrizione e idratazione. Fa parte della linea dedicata alla natura, ai fiori di Yves Rocher, profumazione vanilla bourbon, quindi una vaniglia bella bella intensa. Io amo la vaniglia, così come il cocco, così come il talco, queste sono le profumazioni che preferisco. 200 ml, anche questo non scontabile perché è bollino verde, 3,95 euro, anche questo già annusato e già dalla profumazione promette benissimo, staremo a vedere sotto la doccia. Per concludere vi mostro questo prodotto qui che avrete sicuramente già riconosciuto. Questo è un prodotto di Tony Moly che ho acquistato su eBay, pensate che l'ho ordinato 10 giorni fa ed è già arrivato, è arrivato stamattina in perfette condizioni, ben imballato, wow. Vi lascio qua sotto nell'info box il link del mio venditore eBay di fiducia per quanto riguarda soprattutto i prodotti Tony Moly. Che cosa ho comprato? Il pandino, eccolo, eccolo qui, ovvero il contorno occhi rinfrescante. Adesso ve lo mostro, se ancora non lo conoscete, Tony Moly, in ogni caso se non volete acquistare online lo trovate anche da Sephora attualmente. Ecco, questo è il contorno occhi, super super puccioso. Si apre e qui c'è il prodotto. Ci tengo a precisare che questi sono prodotti originali, non sono fake. Si presenta così. Ecco, è questo il prodotto che c'è all'interno di questo azzurrino. Questo, ho sentito dire, è un contorno occhi più che altro rinfrescante, quasi per nulla idratante, ma io l'ho comprato già sapendo questa cosa ed è proprio per questo motivo che ho pensato di acquistarlo, proprio per utilizzarlo come contorno occhi rinfrescante, ecco, per andare ad alleggerire il contorno occhi durante questo periodo di caldo afoso e da utilizzare come sollievo. Nulla di più, l'ho pagato soltanto, anzi me l'ha regalato Edo anche questo, e l'ha pagato soltanto 6 euro, se non erro da Sephora costa 10 euro o 10,95. Io vi consiglio questo venditore eBay che vi lascio nell'info box. Ok, ho terminato, questo è tutto, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto in queste ultime settimane con il secondo round di saldi. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti qua sotto, un bacio grande e alla prossima. Ciao!